Salve a tutti, io sono Snake e benvenuti in questo nuovo tutorial su Trove. Oggi andiamo a vedere la build endgame del Neo Ninja. Ma prima di iniziare vi ricordo che potete seguirmi su Twitch se ancora non l'avete fatto. Mi potete trovare in live ogni domenica dalle 17 in poi. Vediamo subito gear. Su Let ho messo Movement Speed, Magic Find e Attack Speed. Sulla Weapon ho messo Movement Speed, Magic Find e Attack Speed. Mentre sulla Face ho messo Movement Speed, Physical Damage e Attack Speed. Come ally sto utilizzando l'Animated Jug, che mi fa recuperare il 15% della vita ogni qualvolta che un nemico nei paraggi muore e in più mi dà un boost alla velocità di movimento, mentre come emblemi sto utilizzando il Martial Emblem, che mi dà un boost del 250% di danno ogni qualvolta che bevo una pozione, e anche il Trailblazing, che mi permette di aumentare la velocità di movimento. Mentre le statistiche generali sono 360.000 physical damage per le classi fisiche, 360.000 magic damage per le classi magiche, 2100 critical damage e 100% critical hit. Ah, vediamo subito le gemme, lasciando quelle piccole che sono generiche. Guardiamo le empower. Ho messo Pyrodisc, Volatile Velocity per lo Shuriken, la Class Gem, giustamente, per lo Shuriken, e Vampirian Vanquisher per un bonus alla velocità. Ma vediamo le abilità degli anelli. Neo Ninja ha tre abilità: Recharge, Clone Jutsu e Floating Like a Butterfly. Recharge è abbastanza semplice, e il Neo Ninja ottiene energia quando doggia, quindi quando rolla. Mentre l'abilità Clone Jutsu, utilizzando il tasto destro, quindi la prima abilità, chiamata Shadow Flip, il Neo Ninja farà un'esplosione della durata dell'animazione. Mentre per quanto riguarda Float Like a Butterfly, il Neo Ninja ottiene, diciamo, una modalità Moon con gravità ridotta quando utilizza la Ultimate, ovvero Final Technique. Ma andiamole a vedere subito. Allora, la prima è abbastanza intuitiva: consumiamo un po' di energia e doggiando mi refullo. Ma ha un cooldown, perché non lo posso fare sempre. Infatti non mi sto più refullando. Anello? Ah, c'è scritto in alto a sinistra. C'è un cooldown mostruoso. Questa abilità è totalmente inutile. Passiamo alla prossima. Questa penso che sia la più divertente. Con il tasto destro posso fare 30 milioni di danno? Beh, oltre che divertente è anche molto molto forte a quanto pare. Posso divertirmi ad andare in giro a spammare esplosioni tutto il tempo. Chissà se queste esplosioni fanno danno ai blocchi. Bisogna testarlo. Ok, test concluso. Fanno danno ai blocchi, quindi io potrei benissimo andare in giro a distruggere il mondo con queste esplosioni. Posso scavare anche i minerali? Diciamo di sì, ma credo che per poterlo utilizzare meglio io dovrei scavare di qualche blocco e poi far cadere la bomba qui, un po' come il boomeranger, sì, infatti. Quindi sì, posso andare in giro a distruggere il mondo, però devo assicurarmi intanto di vedere e poi di essere qualche blocchetto sotto i blocchi che voglio far esplodere, perché se sto allo stesso livello l'esplosione è lineare. Ce la posso fare? Eccolo qua. Ok, abilità molto interessante, molto divertente, specialmente non tanto per l'utilità effettiva in combattimento, quanto per divertirmi a sfondare tutto il mondo. Bombe infinite praticamente. Ma passiamo alla prossima. Proviamo Floating Like a Butterfly e, come si può vedere, sì, praticamente sto fluttuando. E dura per tutta la durata dell'abilità, quindi tipo 10 secondi, ma nemmeno. E direi che tra queste abilità la più utile, ovviamente, è Clone Jutsu. Funziona anche nei dungeon, immagino. Vediamo. Sì, quindi posso entrare all'interno dei dungeon a questa maniera. Proviamola sul boss. Ah, sui minion. Beh, no, in realtà è molto molto buona. È un'abilità buonissima. Perfetto. Bene ragazzi, questa era la build endgame del Neon Ninja. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.